Un commissario di polizia che sogna di fare lo scrittore, una potente agente letteraria, un famoso autore che viene trovato morto in una biblioteca universitaria. Sono alcuni degli ingredienti che compongono Il tempo non cancella, ultimo romanzo di Roberta De Falco che esce per Sperling & Kupfer. Un giallo certo, ma che la stessa autrice ammette di aver scritto con grande divertimento, soprattutto grazie alla figura del commissario Benussi. È stato talmente divertente che mi sono quasi dimenticato di fare succede un delitto, perché succede molto tardi, perché mi ha preso un po' la mano, poi dopo succede. Ma è una dinamica, insomma, in questi tempi sono molto divertenti da raccontare, perché c'è una tale follia nell'editoria, e allora fare un giallista commissario che deve andare, che vuole conoscere la famosa agente, perché sperando che il mondo li cambi, e poi non cambierà, mi sono molto divertita, sì. Elemento decisivo nelle storie di De Falco, la città di Trieste. La Trieste è la città perfetta, appunto, non solo per letteratura, ma per la storia, perché io faccio dei gialli ambientati anche nella storia con la S maiuscola. Sono gialli che hanno la loro parte segreta nella storia con la S maiuscola, nel passato. Dunque Trieste, per questo, è stata la città scelta apposta.